effetti sì, se era pubblicità e come sì, per quando è nata e come nata. Posso vedere? Queste facciamo vedere. Buonasera. Buonasera amici. Siamo nella casa museo dell'ingegner Massimo Maresca, presidente d'Italia Nostra, autore di questo bellissimo volume, riccamente illustrato, che illustra questo meraviglioso museo. Quando e come è nato questo museo, ingegner Maresca? Questo museo è nato per merito di mio padre, che è stato il primo della famiglia a non fare il mestiere di mare, figlio di comandanti di navi, ha fatto tutt'altro, però è sempre rimasto fortissimamente attaccato sia alla, insomma, al paese, sia diciamo, alle storie, alle tradizioni locali e anche all'architettura locale. Naturalmente poi è stato uno dei grandi difensori dei centri storici della penisola sorrentina. Bene, e qual è il valore della tradizione della sua famiglia e soprattutto per il lascio di vita? Ma la tradizione significa conoscere la storia di un luogo, cioè insomma, come si è sviluppato un paese, qual è la ragione per cui è organizzato così dal punto di vista urbanistico, quali sono le attività prevalenti, come si sono definite una serie di storie, anche dei modi di pensare, dei modi di agire. Insomma, comunque bisogna andare avanti, perché la tradizione serve solo se in qualche modo aiuta a comprendere meglio quello che uno può fare, che deve fare. Quindi le radici e la storia come volano per il futuro, sì. Giusto? Grazie. 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 Va bene così. Grazie.